طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللقاء كان هو تبعا للمؤتمر. Questa riunione è arrivata dopo o segue la World Halal Food Council passato, ampliando e discutendo alcuni aspetti a livello amministrativo, di Sharia e a livello operativo. Siamo riusciti a uscire con dei risultati che verranno poi applicati dagli altri enti sparsi per il mondo. I lavori di questo importante evento si stanno per concludere. Che cosa sta emergendo di importante? Grazie a Dio è andata la riunione molto bene, perché abbiamo discusso tante cose importantissime di mercato di halal con World Food Council Halal, di state tante associazioni che occupano di halal di tanti paesi, diciamo come mondiale questo, quasi 30 associazioni occupano di halal di tutte le parti del mondo, America, Australia, Canada, Europa, Asia, Indonesia, Malesia, occupano questo mercato importantissimo per tutte le comunità musulmane, anche non quelli che sono musulmani, perché per uscire a un mercato lecito, chiaro, senza essere problemi per quelle persone che vogliono usare tutti i cibi, medicina, bevanda, deve essere tutte le persone sapersi tutto cosa c'è dentro. Col nome di Dio il misericordioso, con l'inizio e la fine di questo evento abbiamo riunito tutti gli enti certificatori più importanti e accreditati nel mondo halal. Il 95% delle aziende a livello globale, i loro prodotti non sono halal, solo il 5% dei prodotti sono halal e destinati al mondo arabo. Quindi invita le aziende, con una collaborazione con avvocati, di riuscire a scegliere gli enti certificatori accreditati per poter estendere e acquisire una fetta di mercato a livello di mercati islamici. Invito gli avvocati di collaborare con il World Halal Food Council o chi è per lui per limitare i danni fatti dagli enti certificatori non accreditati e sorvegliare ciò di chi dichiarano. Ringraziamo Dio che siamo usciti da questo incontro con dei risultati ottimi. Abbiamo discusso un risultato assai importante, che è l'uso della finanza islamica per uscire dalla crisi di molti paesi europei. Quindi la finanza islamica garantisce che entro un tot di mesi, se viene usata ad hoc, può e arriva a far uscire le nazioni dalla crisi globale da cui sono stati investiti questi anni. Vogliamo arrivare a unificare, a mettere mano per mano con tutti gli enti certificatori per arrivare a avere il halal. Ma il halal nell'Islam vuol dire qualità. Quindi arrivare ad avere il halal vuol dire arrivare ad avere ottima qualità. Siamo usciti da questo incontro con un'altra cosa importante, che è dire e cercare di effettuare, riunire un ente, che è il World Health Council, che sorveglia che questi standard vengano applicati. Che non siano solo parole, ma che vengano applicati realmente in campo industriale, in campo farmaceutico e in campo alimentare.